i miei prodotti Yves Rocher preferiti per una skincare perfetta. Se sei curiosa, continua a guardare. Mi avete chiesto quali sono i miei prodotti preferiti per la skincare e io sono contentissima. Perché questo? Perché comunque la skincare è la cosa che mi piace di più e che faccio quotidianamente, quindi non vedevo l'ora proprio di parlarvene. Non aspettavo questo commento da qualcuno, finalmente dopo 2 anni di YouTube qualcuno mi ha chiesto quali sono i miei prodotti preferiti per il viso e quindi sono contentissima insomma di fare questo video per raccontarvelo. Ho fatto proprio una cernita, cioè vi parlo proprio dei prodotti che... Wow, iniziamo dai detergenti. Perché i detergenti sono importanti? Perché noi ci laviamo la faccia, giustamente, no? Tutti i giorni, ok, quando ci laviamo la faccia tutti i giorni, non solo utilizziamo la santa acqua sempre, ma utilizziamo anche un sapone. Ecco, quel sapone si chiama detergente viso e il detergente viso che vi consiglio se avete una pelle sensibile è assolutamente questo della Sensitive Camomile. Questa linea mi piace tantissimo, in generale tutta la linea, ma questo detergente mi piace ancora di più perché ha una texture cremosa, è cremoso e si spalma sul viso come se fosse una crema, quindi noi la massaggiamo sul viso prima di bagnarlo e dopodiché laviamo il viso con abbondante acqua. Io questo lo utilizzo la mattina perché sì no, perché la mattina questo è delicato e mi piace tantissimo anche proprio il fatto di avere questa texture super cremosa che mi addolcisce proprio la pelle, la sento molto molto più addolcita. Quindi la mattina utilizzo questa, mentre la sera, quando dopo essermi struccata il viso, utilizzo questo. Anche lui è un detergente speciale dell'Exil Jeunesse. È speciale perché all'interno ha anche un picco, un leggero potere sfoliante, perché all'interno appunto ha dei piccoli microgranuli che aiutano appunto a sfoliare la pelle e tirano fuori proprio la luminosità. Questo perché? Perché la linea Elixir Jeunesse è fatta apposta, è una linea antiquidamento ed è fatta apposta per rimuovere proprio il particolato, tutto quello che insomma è rimasto sulla nostra pelle durante il giorno insomma dall'esterno, e aiuta proprio a tirare fuori la nostra luminosità. Quindi questo mi piace tantissimo la sera, anche perché poi ha questo leggero scrub che, cioè ragazzi, mi piace tantissimo, e soprattutto mi piace la luminosità che dà questo, questo detergente. Quindi questi due proprio non saprei come fare senza. Poi un detergente, però ovviamente la sera ci dobbiamo struccare se siamo truccate, no? Allora, cosa uso per struccarmi? In realtà vado a sentimento, cioè ci sono delle volte che mi piace struccarmi utilizzando alcuni prodotti, altre volte che mi piace struccarmi utilizzando altre metodologie. Fondamentalmente le metodologie sono due. Una, se ho voglia di spataccarmi con l'olio, utilizzo questo. Sciogliamo il trucco, essendo questa base oleosa si scioglie molto bene il trucco, sia degli occhi che della bocca, insomma tutto il viso, si scioglie, che è una meraviglia e mi piace tantissimo, però giustamente spatacca, cioè insomma dobbiamo farlo con le mani, e magari questa cosa non mi piace farla tutte le sere, anche se è proprio bello, anche perché questo, essendo a base oleosa, scioglie il trucco, che è una meraviglia. Se no, se non ho voglia di stare lì a fare con l'olio, che comunque rimane molto dolce e ripeto è della linea Sensitive Camomile, questo non ve l'ho detto, vado di questo bifasico della Pur Bleue. Questo è super delicato anche lui e mi piace. Questo strucca gli occhi e le labbra, non strucca il viso, e per il viso vado di acqua micellare, sempre lei Sensitive Camomile. Questa, ragazza, è una linea che mi piace tantissimo perché è una linea che è super delicata, quindi va benissimo se avete pelle stressata, insomma anche in questo periodo mascherina, metti mascherina, togli mascherina. Quindi la linea Sensitive Camomile proprio è top, mi piace tantissimo. E questa è un'acqua micellare. L'acqua micellare è sempre a risciacquo, cioè si risciacqua sempre perché non è altro che sapone con l'acqua, quindi va sempre risciacquato. Io in generale risciacquo sempre tutti i prodotti, proprio in generale, deve essere proprio una cosa, ma non capita mai che non mi risciacquo il viso.
Dopodiché il contorno occhi e la crema, questo dell'Anti-Age Global. Se proprio ve ne devo consigliare solo uno, vi consiglio questo. Mi piace molto, ha questa rotellina che aiuta l'applicazione appunto del contorno occhi, in più rende tutto il passaggio anche molto fresco, perché essendoci una rotellina in metallo rende tutto molto più fresco. Ma mi piace moltissimo non solamente per l'applicatore, ma mi piace proprio per la cremosità che ha questo contorno occhi e l'idratazione che dà subito, si assorbe in un modo velocissimo. E noi sappiamo che il contorno occhi è la parte più sensibile del nostro viso, perché la pelle è più sottile, e quindi è veramente importante che noi dedichiamo la cura necessaria a questo contorno occhi, a questo stato della nostra pelle sul viso. E anche per questo motivo abbiamo le rughette, le espressioni, dobbiamo starci attentissime. Questo prodotto mi piace davvero tanto, perché proprio vedo che va a idratare e a riempire le rughette, e mi piace assai. Insieme a lui sto utilizzando in questo periodo, e anche lei mi sento di consigliarla, infatti è quasi terminata, l'Anti-Age Global. Prima di questa utilizzavo la Lifting Vegetal, che anche lei mi piace, ma quella è adatta se avete pelli tendenzialmente grasse o miste. Però in questo periodo mi sto trovando molto bene con lei, l'Anti-Age Global, che questa va bene per pelli mature, è comunque un anti-age, è idratante, e in questo periodo vedo proprio la mia pelle che ha proprio piacere a essere idratata dalla mattina. E alla sera che cosa utilizzo? Utilizzo il siero bifasico notte, e dopo questo siero bifasico notte si possono utilizzare qualsiasi tipi di creme notte, quindi non c'è per forza della linea Anti-Age Global che va utilizzata la crema notte, ma possiamo utilizzare qualsiasi crema notte noi utilizziamo abitualmente. Mi piace tantissimo, ragazze, questo, se non l'avete ancora provato, provatelo. Se avete una consulente di bellezza vicino a voi che ve lo può far provare, chiedetele un campioncino, perché questo olio veramente, perché lo chiamo olio, all'interno c'è l'olio di jojoba e il nettare di gemma, e è bifasico, adesso ormai manco si vede più una doppia fase, però quando lo mescoliamo vedete che si colora, perché all'interno appunto è una parte più oleosa, una parte più densa, quindi va mescolato perché appunto è bifasico, e veramente la vostra pelle in 72 ore, come promesso dal prodotto stesso, cambia, vedete proprio la pelle più luminosa, più nutrita, diversa. Quindi questo prodotto veramente, dal profondo del mio cuore, ve lo consiglio anche solo di provarlo. Provatelo ovviamente solo una volta, potreste innamorarvi comunque, però almeno per un paio di notti provatelo, perché è fantastico. Poi ultimi due prodotti che mi sento proprio di consigliarvi, che mi piacciono tantissimo, è questa polvere sfoliante. Mi piace perché è 100% naturale, e voi basta che mettiate un pochino di questa polvere mescolata con il detergente e vi fa un gommage su misura. Quindi qualsiasi detergente voi scegliate di combinare con questa polverina esfoliante diventa proprio un gommage per voi. Quindi se voi avete la pelle più tendenzialmente grassa, utilizzerete un detergente per pelli miste impure, e utilizzando questo esfoliante avete la possibilità di avere appunto un gommage dedicato proprio alla vostra pelle. Quindi in questo caso io un paio di giorni fa, se mi seguite su Instagram, vi ho fatto vedere che ho utilizzato la combo Sensitive Chamomile e gommage. Questo, che è un detergente sensibile, ha fatto proprio un gommage delicato, perché questo qui comunque, come dicevo, è 100% naturale, dura tantissimo, e in più io l'ho dato anche ai miei clienti da provare, lo uso, dura veramente tanto. L'ultimo prodotto, che questo, ragazze, nulla può rubare il primo posto, è questa maschera. Questa maschera è poco sponsorizzata, è poco utilizzata, poco comprata, io le vedo gli ordini delle mie consulenti di bellezza, poco spesso la vedo, ma questa, ragazze, se avete bisogno di una maschera astringente, di una maschera che proprio vi elimini il sebo in eccesso, proprio che la vostra pelle rimanga
così perché è tutta proprio bella purificata proprio dalla base, vi straconsiglio questa maschera della Sebo Vegetal perché all'interno ha l'argilla e polverite boreale che proprio aiuta a purificare la pelle e a renderla proprio opacizzata. Questa maschera, ragazze, cioè guardate bene, fate lo screen perché è una cosa insuperabile. Cioè, secondo me, come questa maschera, se avete bisogno di una maschera per insomma liberare i pori e per astringere, non ce n'è. Come questa maschera, non ce n'è. Mi piace tantissimo. Bene, questo è proprio la crème della crème, il top high quality, i prodotti proprio che non potevo fare a meno di parlarvi, perché comunque ovviamente oltre a questi utilizzo anche altri prodotti, altre maschere, altre tutto, però questo è proprio quello che, cioè, no, no, mai più senza, proprio no, non potete lasciarmi senza questi, cioè dovete assolutamente provarli perché sono meravigliosi. Dimmi se li hai provati, dimmi quali sono i tuoi prodotti per la skincare mai più senza, perché i miei sono questi. Fammi sapere un po' i tuoi, va bene? Dai, ci vediamo nel prossimo video. Io spero che questo video ti sia stato utile o ti sia comunque ti abbia tenuto compagnia. A me ha fatto davvero tanto piacere farlo. Ho aspettato 2 anni per farlo, finalmente. Noi ci vediamo su Instagram. Se ancora non mi segui, mi trovi su cristina.barone. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!